facciamo la correzione del compito sulle disequazioni fatte. Il prodotto tra due grandezze ha un segno a seconda dei segni dei fattori, più per più fa più, più per meno fa meno per più fa meno per meno fa più. Per sapere per quale valore di x il prodotto è positivo, devo studiare i segni dei fattori. Okay. Sarebbe un errore fare il prodotto, perché se faccio il prodotto dopo devo tornare indietro, devo rifattorizzare. Il primo fattore è x meno 3, è positivo o nullo se x è maggiore o uguale a 3. Il secondo, x più 1, è positivo o nullo se x è maggiore o uguale a meno 1. Adesso conosco il segno del primo, della prima parentesi e della seconda. E vi confronto. Riporto i valori notevoli che ho trovato, meno 1 e 3. X meno 3 è positivo a destra di 3, quindi meno più in 3 si annulla. X più 1 è positivo a destra di meno 1, quindi meno più e meno 1 si annulla. Meno per meno per più, meno più per più. 0 in meno 1, 0 in 3. Voglio che il prodotto sia maggiore o uguale a 0, quindi le mie soluzioni sono i segni più. Quindi x minore o uguale a meno 1 oppure x maggiore o uguale a 3. Certo. Il secondo esercizio era simile a questo, ma con la richiesta in più. Bisogna prima fattorizzare e poi discutere del segno dei fattori. Posso andare avanti? No. Prego. Era l'1b. X alla seconda meno 2x maggiore, no, minore di 0. Se non fattorizzo non posso utilizzare la regola dell'algebra sul prodotto. Devo scrivere questo come un prodotto di più termini. Basta raccogliere una x. E solo nelle condizioni dell'esercizio di prima. Ho due fattori, uno è x e l'altro è x meno 2. Il primo fattore, x è maggiore o uguale a 0, si risolve da solo, perché x maggiore o uguale a 0 quando x è maggiore o uguale a 0. C'è solo x. Il secondo, x meno 2, è positivo o nullo se x è maggiore o uguale a 2. Tabella dei segni, i due valori notevoli sono 0 e 2, x negativo a sinistra di 0, positivo a destra, nullo di 0, x meno 2 positivo a destra di 2 e nullo in 2. Meno per meno fa più per meno fa meno, più per più fa più. 0 in 0 e 0 in 2. Come mai maggiore o uguale a 0? Quello che c'è scritto qui non ha niente a che fare con quello che c'è scritto qua. Okay. Quello che c'è scritto qui lo guardo solo quando cerco le soluzioni. La tabella è indipendente. Ok? Voglio che l'espressione sia negativa, quindi mi interessa il meno. 0 e 2 non sono soluzioni, perché? Perché annullano questo prodotto e io voglio che sia negativo, non negativo e nullo. Sarebbero state soluzioni se ci fosse stato minore o uguale a 0.
Quindi le soluzioni sono 0 minore di x minore di 2, x compreso tra 0 e 2, in questo caso il prodotto è negativo. Prima di esecuzione fratta, esercizio 2a, x meno 3 fratto x più 1 maggiore di 0. Questa è una situazione fratta in forma normale, cioè ho una sola frazione a sinistra, 0 a destra, e quindi utilizzo la regola che il rapporto tra due grandezze ha un segno positivo se le due grandezze hanno lo stesso segno, o tutte e due più o tutte e due meno. Però per sapere il segno del numeratore e del denominatore devo andare a studiare separatamente. Prendo il numeratore, x meno 3, mi chiedo quando è positivo o nullo, x maggiore o uguale a 3. Il denominatore, x più 1, mi chiedo quando è maggiore di 0, perché lo 0 per il denominatore non è mai accettabile, quindi non deve esserci uguale, x maggiore di meno 1. Dopodiché i due valori notevoli sono meno 1 e 3, x meno 3 è positivo a destra di 3, quindi meno meno più meno 0, x meno 1 positivo a destra di meno 1, meno più. Qui il fatto che lo 0 è inaccettabile lo segnalo mettendo una x, quel valore in ogni caso non è soluzione. Più, meno, più. Qui non esiste e qui è 0. Voglio che la mia frazione sia positiva, mi interessano quindi i più. Per cui le soluzioni sono x minore di meno 1 oppure x maggiore di 3. Il 3 non è soluzione perché qui non c'è maggiore o uguale, solo maggiore. Il 3 non può essere soluzione perché annullerebbe la frazione. Ok? 2b. Abbiamo x meno 1 fratto x meno 2 maggiore o uguale di meno 3 fratto 2x meno 4. Questa disequazione è fratta ma non è in forma standard, perché a destra non ho 0, devo prima portarla in forma normale, un'unica frazione a sinistra, ok, e 0 a destra, e poi discuto del segno numeratore e denominatore. Non avrebbe senso farlo adesso. Non posso confrontare i numeratori e i denominatori, perché la regola dei dati si riferisce al segno del termine, non al suo valore. Cioè, ho più per più che fa più, non 3 per 5 che fa chissà che cos'è. Per fare questo sposto il primo termine a sinistra e sommo, quindi x meno 1 fratto x meno 2 più 3, qui scompongo i fattori, raccolgo i 2, in modo tale che sia evidente che questo denominatore è multiplo di questo. Quando faccio il minimo comune multiplo devo prima scomporre i fattori, poi scelgo il multiplo comune. x meno 2 diviso x meno 2 fa 2, quindi ho 2 per x meno 1 più 3 maggiore o uguale a 0. Tolgo le parentesi e faccio la somma. Ok? Tengo 2x meno 2 più 3 sopra e 2 x meno 2 sotto. 3 meno 2 fa più 1. Quindi il numeratore è 2x più 1, il denominatore è 2 per x meno 2. Adesso vado a studiare il segno di numeratore e denominatore. Adesso la frazione, la disequazione è in formato standard. Okay? Il numeratore 2x più 1 è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a meno 1 mezzo. Porto l'1 a destra, diventa meno 1, divido per 2. Il denominatore
divido per 2, tengo x maggiore di 2. Quindi, tabella, i due valori notevoli sono meno 1/2, il numeratore è 2x più 1, che è negativo a sinistra di meno 1/2, positivo a destra, di meno 1/2 è nullo, e sotto 2 volte x meno 2, che è positivo a destra di 2. Cosa è? Un istante. In 2 più un secondo questa è inaccettabile, quindi qui non esiste, qui è zero. Dimmi. Si sposta il 2 dall'altra parte, viene 2x maggiore di 2. Non ho capito niente. A cosa ti riferisci? Al denominatore. Certo. Viene 2x maggiore di 2. 4? 2 per 2 fa 4. La richiesta è quando è che la frazione è positiva o nulla. La risposta quindi segna i cerchi di valori positivi. Meno 1/2 è accettato perché rende nullo il numeratore, ma 2 no. Quindi le soluzioni sono x minore o uguale a meno 1/2. Oppure x maggiore di 2. Ok? Può lasciare un istante. Poi c'è i due sistemi. Dovremmo riuscire a farci. Posso andare avanti? Esercizio 3A. Il sistema era 5 meno x maggiore o uguale a 0 e 3x meno 2 maggiore di 0. Allora, la prima, la situazione si risolve spostando il 5 a destra, viene meno x maggiore o uguale a meno 5, la seconda sposta il meno 2 a destra, diventa più 2. Dopodiché la prima la divido per meno 1, cambio il segno, quindi inverto il senso della disequazione, x maggiore o uguale a 5, meno 5 per meno 1 fa più 5, e qui divido per 3. Siccome divido per più 3, il verso rimane maggiore. Viene x maggiore di 2/3. Dopodiché interseco le soluzioni con la tabella vero o falso e ho due valori notevoli, 2/3 e 5. La prima disequazione è vera se x è minore o uguale a 5, quindi vera, vera e falsa, questa è accettabile. La seconda è vera se x è maggiore di 2/3, quindi 2 falsi, qui è vera, qui è vera. L'unico intervallo che sono vere entrambe, questo, cioè se 2/3 minore di x è minore di 5, col 5 incluso. Questo non c'è, questo non è un meno. Prego? Sì, sì, no, no, era un cortesia con la lavagna. Siamo anche l'ultimo, siamo? Vado? Sei? Credi? Il sistema dove ho disequazione fratta 2x più 1 fratto x meno 5 minore di 0 e 1 intera 3x più 6 maggiore di 3. Qui, siccome la prima disequazione è fratta, la risolviamo a parte.
poi mettiamo le soluzioni del sistema con l'altra. Quindi la prima disequazione mi chiede quando 2x più 1 fratto x meno 5 è negativo. Questo è già in formato standard. Ho già una frazione a sinistra e 0 a destra. Vado a vedere il segno del numeratore. 2x più 1 è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a meno 1/2. Porto l'1 a destra, diventa meno 1, divido per 2, meno 1/2. Poi ho il denominatore, x meno 5, che è maggiore di 0 se x è maggiore di 5. Posso spostare il 5 a destra. Ok, adesso confronto i segni. La disequazione fratta si risolve con la tabella dei segni. Poi per l'intero sistema farò una tabella vero o falso. Ok? Attenzione a non confondere le due. Quindi ho meno 1/2 e 5. Il numeratore 2x più 1 è positivo, adesso di meno 1/2, quindi meno più che sia 0. Il denominatore x meno 5 è positivo a destra di 5 e qui non esiste perché non può annullarsi. Meno meno più diviso meno più diviso più. In 1/2 è 0, in 5 non esiste. L'esercizio mi chiede quando la frazione è negativa, quindi cerchio di meno. La soluzione è x compreso tra meno 1/2 e 5. Quindi meno 1/2 minore di x minore di 5. Né meno 1/2 né 5 sono accettabili perché non c'è minore uguale ma solo minore. Quindi non voglio che la frazione non deve essere negativa. È nulla, pardon. Quindi questo risolve la prima disequazione. Ritorniamo al sistema. Quindi al posto della prima disequazione metto la sua soluzione. E poi ho 3x più 6 maggiore di 3. Prima la copio. Quindi sposto il 6 a destra, 6, 3, meno 6, che fa meno 3, e ho 3x maggiore di meno 3, divido tutto per 3 e ottengo x maggiore di meno 1. Adesso interseco le soluzioni. Ho meno 1 che è più a sinistra di meno 1/2, meno 1/2 e 5. La prima disequazione è vera tra meno 1/2 e 5, quindi qui è vera, altrove è falsa. La seconda è vera a destra di meno 1, quindi qui è falsa. E qui è vero. Le due disequazioni sono vere entrambe, solo tra meno 1/2 e 5. Quindi le soluzioni sono meno 1/2 minore di x minore di 5. Fatto più fatto. Prego. Domande? Osservazioni? Ripeto. Per risolvere una disequazione di questo tipo è necessario fattorizzare. Ok? Perché solo così posso dire qualcosa sul segno di questa grandezza, che posso esprimerne in fattori. Non posso dire qualcosa del segno se tengo x alla seconda e tengo 2x meno 2x.
che a priori il segno non è ovvio, non posso aprire, non c'è nessuna regola dell'algebra che mi dice di confrontare x e il suo doppio, mentre ce n'è uno molto semplice che mi dice qual è il segno del prodotto dei due fattori. Poi stessa cosa se la situazione è in formato non standard, posso usare la regola del segno di una frazione, numeratore diviso denominatore, se questo confrontato con lo zero, non si confronta con qualsiasi altra cosa. Inoltre, se ho un denominatore che dipende da x, non posso semplicemente cancellarlo moltiplicando per x meno 2, perché x meno 2 non so che segno ha. Quindi come mi regolo con questo simbolo? Perché se x meno 2 è positivo rimane uguale, ma se è negativo devo invertirlo. Ma siccome non conosco x, non so per cosa moltiplico. Ergo, non posso semplicemente eliminare il denominatore. Per questo si confronta il segno del numeratore e del denominatore, perché a priori potrebbero avere qualsiasi segno. Nelle esecuzioni fratte, per nessunissima ragione, moltiplicate per qualcosa che contenga la x, perché non sapete come comportarvi. E quindi, effetto concreto, buttate via un'infinità di soluzioni normalmente, benché vada. Ok? Altro punto. Se ho una disequazione dove mi chiedono quando la disequazione è negativa, quello che c'è scritto qui lo vedo quando la tabella è finita. Perché? Se metto qui minore, risolvo l'equazione, mi viene x minore di 1/2, la tendenza è mettere sempre il più dove la situazione è risolta, cosa sbagliata. Ok? Studio il segno del numeratore, il numeratore ha un segno indipendentemente da quello che c'è scritto qui. Il suo segno è quello che è. Poi dopo, una volta che so quali sono i segni di numeratore e denominatore, andrò a vedere per quali x la frazione ha un segno oppure un altro. Quello che c'è scritto qui lo guardo solo a tabella finita. Allora cerco dove c'è il meno e dove c'è il più. Non prima. E attenzione, se ho un sistema con una disposizione fratta e una intera, servono due tabelle. Una per quella fratta che riporta il segno, cioè una tabella più e meno. E una per il sistema, una tabella vero o falsa. Non sono la stessa cosa. Ok. Arrivo subito.